Prima seduta da Presidente del Consiglio regionale per Davide Boni, che oggi ha presieduto la conferenza stampa di inizio legislatura insieme ai vicepresidenti Filippo Penati, Nicola Cristiani e ai consiglieri Massimo Ponzoni e Carlo Sperafico. Durante la conferenza, tenutasi alle 12.30 presso l'auditorium del Palazzo del Consiglio regionale di via Fabio Filzi 29, Boni ha illustrato alla stampa le linee guida della sua presidenza, lanciando anche il primo avvertimento. Non siamo i parenti poveri della giunta regionale. E così avete la frase effetto. Sì, vogliamo essere protagonisti perché abbiamo 80 consiglieri che vogliono occuparsi di politica, ma occuparsi soprattutto dei bisogni del territorio. Questo è un po' il senso del cambio di passo. Noi vogliamo essere un'istituzione che sia presente con i cittadini e soprattutto è un ente legislativo nostro, per cui leggi che servano al territorio. E soprattutto dare anche indicazioni e indirizzi come nostro compito magari alle azioni di governo del governo regionale. E la questione del lavoro è la sfida, da una parte c'è il federalismo che è il programma di lungo corso, cioè l'obiettivo finale. Durante questo passaggio all'obiettivo finale però noi dobbiamo occuparci anche delle problematiche territoriali che ci sono in questo momento. Il lavoro è fondamentale, per cui uno studio insieme all'ufficio di presidenza, al consiglio stesso, un dibattito magari anche con le forze sociali del territorio e con le associazioni territoriali. Sempre a proposito di questo, avete in mente anche di dare un segnale in base proprio ai tagli? Sì, abbiamo fatto una rapida ricognizione, l'ufficio di presidenza è in piedi da una settimana rispetto ai risparmi che può fare direttamente questa struttura. Abbiamo alcuni fondi che possono essere risparmiati, scusate il gioco di parole, e interverremo in quel senso, qua rispetto all'indennità e tutto il resto penso che sia un ragionamento da fare. Credo che se guardiamo l'esempio pessimo che dà il Parlamento, dove si vota soltanto la fiducia apposta dal governo, qui si è partiti con un piede giusto, cioè quello di utilizzare i lavori del Consiglio regionale come un luogo di confronto e di dibattito. In questo paese però si è andati avanti in questi due anni con il solito giochino, la crisi c'è, poi è superata, ma non c'è più, l'Italia va meglio le cose. Adesso che siamo alla resa dei conti bisogna fare una manovra da 27-28 miliardi, che è una manovra pesante, e bisognerà tarare i tempi del federalismo e i costi del federalismo dentro questa manovra di responsabilità. Aspettiamo di vedere i conti del governo, poi valuteremo.